servono soldi, ma soprattutto occorre superare dei no. C'è un ponte in Sardegna chiuso da mesi che va abbattuto e ricostruito in sede, quindi non c'è un nuovo progetto, un'opera avveniristica, è chiuso, è pericolante, lo abbatti e lo ricostruisci lì dov'è, tutto bloccato perché nel torrente ci sono le trote, ma in ogni torrente ci sono le trote, buon Dio, ma le trote sono animali intelligenti, si sposteranno di qualche metro durante i lavori per la ricostruzione del ponte, non possono i cittadini attendere la trota. E lo dico da amante dei pesci, mi dicono il ponte sullo stretto, anche lì, poi ne parleremo e mi taccio, un problema potenziale potrebbero essere gli uccelli che vanno a sbattere, ma gli uccelli non sono scemi, se hanno un ponte l'uccello si sposta e svolazza da un'altra parte, ecco. Allora... Io no che non mi annoio, tempo prezioso. Un anno di noi. Rimpianti in questo primo anno di governo? No, zero. Ma è vero che in quest'anno ha progettato un ponte per unire la foresta di Pufflandia all'Italia? Sì. E perché vuole arrivare a Pufflandia? Per aiutare anche i puffi a entrare in Parlamento. E i lavori leggo che verranno gestiti da grande puffo in persona. Sulla cui saggezza confidiamo. Noi questa settimana ci siamo proprio accorti che da quando abbiamo cominciato questa nostra esperienza con te, Floris, cioè io non credo non ci sia stata neppure una puntata in cui non l'abbiamo nominato, che non ci siamo accaniti, ed è proprio sbagliato. Sì. Allora, noi stiamo parlando di Matteo Salvini. C'è proprio... In tutte le nostre copertine lui c'è sempre stato e non è giusto. No. Quindi ora basta, perché abbiamo esagerato. È vero? Ora. Ce lo dicono anche in rete, vi accanite. Allora, ci ha messo del suo. Sì, perché ci ha messo. Però è pur sempre un politico apprezzato, un padre di famiglia. Famiglie. Vabbè, famiglia o famiglie è uguale. Non è proprio uguale, se rompi i coglioni agli altri. Vabbè. Però vedi che sta già sto poi. Ricominci? No. Questa volta ci scusiamo e per oggi chiediamo scusa, non parleremo di Salvini. Boom! Oh. È un'impresa che non ha eguali al mondo, sì. Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo, 3 km e 300 metri. Io ricordo che Brunelleschi, quando cominciò il lavoro della cupola, cominciò un unicum e ai tempi, nel 1420, se qualcuno andasse a rileggersi le cronache dell'epoca, c'erano perplessità, dubbi, critiche, incertezze e anche allora c'erano i critici. Costa troppo, non sta in piedi, non regge perché fu un'opera unica al mondo e adesso è un esempio di architettura e di ingegneria. Però non è possibile, ma come facciamo? Cioè anche volendo non si può, ma non è colpa nostra. Allora sta settimana ha annunciato che farà il ponte sullo stretto. L'opera è prioritaria, il ponte sullo stretto deve essere fatto. Matteo Salvini è stato chiaro, la sua realizzazione avrà ricadute positive per tutta l'Europa e servirà per incentivare il miglioramento generale delle infrastrutture. Collegare Sicilia e Calabria, se ne parla da oltre mezzo secolo. Il ponte è arrivato lì, Cioè, si fa. Ponte. Lo fa Salvini. Ponte, il ponte sullo stretto di Messina. Questa è una... Ponte sullo stretto al via, 3 km di lunghezza sostenuto da cavi. E mettono già il progetto, che andrebbe consegnato entro il 2024. Loro se presenteranno sto tweet, non lo so. Si portano avanti. Adesso deve fare il benedetto stretto, no? Quello che anni fa non era da fare e adesso è da fare. E va bene, però è un'infrastruttura delicata, in un posto delicato in cui non si riesce a fare niente da 80 anni. Ma dico, parti schiscio, no? Stai umile. E invece lui... L'Italia darà lezioni al mondo! Ma come cacchio ti viene in mente? Lui si ispira a cose più alte. Vale la pena ascoltarlo. Guarda. Non leggere, Diego. Ascoltiamo. Non leggo, ha sentito. Ascoltate. E poi arrivo al ponte. Ponte? Lui fa dei gesti, cioè... Il ponte, non è... Il caso fa così. Bisogna osare.
Bisogna osare, l'Italia è la patria del Rinascimento. Rinascimento? Lui lo fa così. Lui questo è il Rinascimento. Si ponte. È Rinascimento. Se Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci. Che sono loro tre. Raffaello, Leonardo... Non avessero osato, se avessero dovuto passare attraverso la commissione di studio costi-benefici, non avremmo quello che hanno fatto Raffaello, Leonardo e Michelangelo. È colpa mia, perché quando ho mostrato nella storia ho mostrato sempre avversità per il ponte, anche quando lo voleva fare Berlusconi. Poi con questo governo, in cui sono stato chiamato dalla Meloni, ho espresso l'idea che fosse un miraggio, che non è una parolaccia, al che Salvini mi ha scritto letteralmente un messaggio molto divertente, dice: guarda, fatti i fatti tuoi, occupati delle tue dediche, perché se tu parli di del ponte di Messina io comincio a parlare d'arte, e l'ho fatto, vedi. Fortunatamente bisogna osare. E non succede niente, non partono neanche gli applausi, c'è cioè proprio smarrimento, e cioè, dice, questo sapevamo che era strano, ma a sto punto sarebbe, anzi sarà, perché lo faremo, un'opera che porterà l'attenzione del mondo sugli ingegneri italiani. Mezzo secolo ad aspettarlo ed eccolo tornare di attualità. Ci sono ponti e ponti, ma nessuno tanto discusso come quello sullo stretto di Messina. Ribattezzato da Salvini il ponte degli italiani, il decreto convertito in legge la scorsa settimana prevede per il momento una campagna pubblicitaria da 7 milioni di euro, anche se il ponte ancora non c'è. Ne parlava mio nonno, 80 anni fa. Io spero di sì, sono favorevole al ponte. Sarebbe anche un'opportunità di lavoro per molte persone. Non credo, perché se ne parla almeno da 50 anni del ponte sullo stretto, non si è mai fatto niente. Anche se io sono favorevole, ripeto. L'opera in sé costerà bene che vada 14 miliardi di euro, che sarebbero almeno 2 anni di reddito di cittadinanza per tutta l'Italia. Da dove si tireranno fuori non è chiaro, ma i lavori dovrebbero essere avviati entro l'estate 2024, sempre secondo Salvini. Si riparte dal progetto a campata unica del 2011, quello con 2 piloni 3,6 chilometri di lunghezza, un'impresa mai vista. Qui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmato il decreto. È manoscritto, abbiamo il video, perché è bello vedere che fa una firma, fa la firmona come Trump, quella grande, grande. Guarda. Occhio, questo è molto prima bello. Prima firmava piccolo così una volta. Attenzione. E mezzo ponte è fatto solo. Eccolo, dopo più di 50 anni, la firma per il decreto ponte. Ho stoppato qua perché andava avanti proprio. Se tu ti chiami Matteo Salvini, no? A cosa corrisponde quel? Cioè, su. Salvini. Matteo Salvini, con doppio punto, con la. No, è strano, no? Come firma. Approvato il decreto ponte dopo anni di disfattismo e sfiducia. Questo governo riaccende il progetto del ponte sullo stretto. Finalmente, dopo anni di disfattismo e sfiducia, perché c'era gente che proprio, diciamolo, sto ponte non lo voleva ma proprio. Ma c'era gente che non lo voleva, ma tipo chi? Tipo Matteo Salvini. Ma no. Sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico. Ci vediamo l'estate prossima per l'apertura vera del cantiere vero. Pensate quando ci sarà un ponte. Io spero che si possa finalmente, dopo decenni di chiacchiere, costruirlo, questo benedetto ponte che unisce la Calabria alla Sicilia. Sarebbe il ponte a campata unica più lungo al mondo, sì, 3,3 km. Si può fare a spese dei privati e sarebbe un grande esempio di efficienza, genio, ingegneria italiana nel mondo. Un topolino dell'82 che celebrava i cantieri e i lavori per il ponte sullo stretto di Messina. È in pieno delirio di infrastrutture. Lo chiamo così, perché in un suo tweet, manco riportato, lo scrive lui, ci dà una visione... Attenzione, che qua non so che dove era stato, non so che cosa avesse... Niente, dico niente. Se, basta leggere. Se partiamo nel 2024, possiamo accendere il primo interruttore di una centrale nucleare nel 2032. Lo stesso anno, il primo treno viaggerà sotto al Brennero da Bolzano a Innsbruck in 25 minuti. Un altro
passerà sul ponte sullo stretto e un ultimo collegherà Torino e Lione con l'alta velocità. Nel 2032 ci sarà anche il primo treno sulla metro che a Roma unisce l'altare della patria con Roma Nord. Non so se vi rendete conto della distanza e della complicazione. Il corridoio sarà Palermo-Milano. Non sarà il ponte fra Messina e Villa San Giovanni, sarà un corridoio unico, costante, in treno, in auto, in camion, da Palermo a Bolzano. Io che sono appassionato di fantascienza, sta visione Salvini a me mi ha gasato, ma ho visto proprio Salvini Futurama. Salvini Futurama e l'ho disegnata. C'è questo treno che parte da Innsbruck e va a Bolzano in 25 minuti, dopodiché sempre lui passa sul ponte, sullo stretto e si infila nell'Etna, un pochettino come i racconti di Giulio Verni che entrava nel vulcano, sai, quelli. Esce a Lione, passa sotto il traforo del Mugginio, si infila nella Mola Antonelliana, perché pure là c'è stato un tunnel, esce fuori all'altare della patria, arriva al capolinea, obelisco Duce, e là si ferma. Tu dici, ma come l'alimenta tutta sta roba, tutto sta... come l'alimenta? Qua la centrale aperinucleare di Piazza Duomo, ecco, a Milano, che dà corrente. Sogna il ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna il ragazzo, sogna non lasciarlo solo contro questo mondo. Era sparito per decenni, ma ora è tornato l'incubo nucleare. Ma per fortuna c'è un uomo che ci tranquillizza. Sì, in questo momento in cui basterebbe premere un tasto sbagliato per far esplodere il mondo, arriva un ministro italiano di cui non diciamo il nome, potete indovinarlo, e dice questo. Sono assolutamente convinto che l'Italia non può fare meno del nucleare, come una delle tante fonti energetiche, dico a Milano. Perché non a Milano? Se io credo, da vicepresidente del Consiglio da Ministro, che sia sicuro e sia una delle fonti energetiche fra le quali puntare nel futuro, nella mia città, nel mio quartiere. Salvini, nel 2032 la prima centrale nucleare. Ora, sul nucleare si può discutere, ma siccome Matteo, proprio se non genera panico, non è contento, ha pensato bene di precisare: la prima centrale la voglio a Milano. Ma perché? Ma a parte che con quello che costano le case a Milano, con una centrale, qui quello che risparmieremo di carbone lo spendiamo tutto in IMU. Esatto. Ma poi che garanzia è? Io sono milanese e la vorrei qui. Matteo Salvini, il sogno di una centrale nucleare a Milano potrebbe aprire nel 2032, la vorrei nella mia città. Ma che dico nella mia città? Sotto al letto, ma proprio nel tinello di casa. Voglio proprio essere io il capo della centrale nucleare. Scusa, prego. No, dicevo, i virgolettati a volte sono un po' forzati. Sì. Bisogna ascoltare il documento vero. Sì, cioè, è vero, è vero. Qua sicuramente avranno esagerato. Attenzione. Poi, io l'ho detto, ma era 2 o 3 anni fa, da milanese la prima centrale la vorrei a Milano. Apriti cielo. Salvini in che quartiere la vuole? Dimmi dove lo vogliono. Quello lo decideranno gli ingegneri. È facile dire sì, voglio nucleare, però cortesemente nella provincia a fianco. Non nella mia, io sono di Roma, sembra fatta a Frosinone, a Viterbo, a Latina, io sono pro nucleare ma sono più contento. A casa sua sarebbe. A casa sua, cioè, Salvini dice Milano è casa mia, voglio no, la centrale. No, a casa sua. Ah, proprio dentro casa sua. Dentro casa sua. Ecco, tu la vorresti. Centrale nucleare a casa di Salvini. Secondo Matteo il modo migliore per convincere gli italiani che il nucleare è sicuro è dire che lui ha un trilocale accanto alla centrale, ma neanche i Simpson ragionano così. Ragionano, bella questa. Pensavo ridessi sui Simpson, invece su ragionano. Se fanno una centrale nucleare a Milano, sai qual è la cosa che ci spaventa di più, Floris? Beppe Sala che fa la Nuclear Week. Milanesi alla moda, vestiti di isotopi, agenti immobiliari che vendono bunker antiatomici in brela. Uè, ma ci sei alla Nuclear Week? Ma certo, vengo, cazzo. Ecco, io da milanese lo vorrei un reattore di ultima generazione nella mia città. Tu, Claudio, la vorresti a Milano una centrale nucleare a casa tua? Allora, piccola premessa, io sono stato tra quelli che hanno firmato nell'87 il referendum per l'abolizione delle centrali nucleari in Italia, sì. Fiero di averlo fatto. Non sono affatto contrario alla ricerca scientifica per quelle di quarta generazione, sono curioso, il carbon fossile è peggio. Detto questo, dopo Chernobyl, dopo Fukushima, parlare oggi ancora di provare a mettere una centrale nucleare in una città come Milano, che è quella di Salvini, ma anche la mia, anche di Roberto Vecchioni,
Io direi, non sono un esperto scientifico, ma mi sembra che neanche Salvini lo sia più di tanto, quindi direi no. Quanto ci mettiamo, ambrosianamente parlando, 7-8 anni, quindi vuol dire che 2032, se uno parte nel 2024, può accendere il primo interruttore. Lui la centrale nucleare accende così. No, che gli fa pure quando si accende la fiammella, no? Esatto. Solo la centrale nucleare in parte si è rotta. Scusa, io la vedo più tipo una macchina. Lui prende, va là e non parte la centrale così. Devi tirare l'aria, sennò rimaniamo e non va. Tu che milanesi riconosci decisamente bene, ecco, secondo te come reagirebbero? Ma sai, Salvini gioca facile. Se guardi ultimamente i sondaggi, lui a Milano ha perso tantissimo e ha guadagnato molto al sud, forse per quello che propone la centrale a Milano e non altrove. E non giù. Benvenuti al sud. Nel 2032 potremmo accendere la prima centrale nucleare a Milano, la vuole. Vabbè, non dico niente, però abbiamo in esclusiva la foto di chi se ne occuperà in prima persona. Eccolo qua, ed è proprio lui. Eccolo qui. Allora, garantirà la sicurezza. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Salvini pensa solo a una cosa, l'abbiamo. Ah, l'hai saputo? Allora è vero, sì. Pare ne vada matto proprio del. No, non hai capito. No, pensa solo a non farsi mettere in ombra da Meloni. Ah, allora pensa sempre a due cose. A due cose, sì. E per non perdere terreno ha bisogno della piazza. È organizzato una grande adunata il 4 novembre, che sarebbe la festa dell'unità nazionale delle forze armate. Festa che addirittura il ministro della difesa Crosetto avrebbe voluto annullare quest'anno per ovvi motivi. Ma d'altra parte, Crosetto fa il ministro. Salvini fa casino. Quindi cosa c'è di meglio di una festa per affermare i valori dell'Occidente? Cioè, in un momento di allerta terrorismo, lui ha questa bella pensata. A destare preoccupazione ora l'accoglienza che il mondo arabo potrebbe riservare alla manifestazione indetta per il 4 novembre da Salvini in difesa dei valori occidentali. Sembrerebbe che la premier sia intervenuta a spegnere preventivamente il fuoco. Perché considero vitale in questa fase il dialogo con i paesi arabi e musulmani. E l'Italia svolge storicamente il ruolo di ponte tra Europa, Medio Oriente e Mediterraneo, per impedire che si cada nella trappola di uno scontro tra civiltà che avrebbe conseguenze inimmaginabili. Beh, chiaro, appello, condivisibile. Diciamo, difficilmente fraintendibile. Appunto, condivisibile. Siete d'accordo tutti, bravo. Almeno sinistra e destra, governo e opposizione. Tutti mettete d'accordo. Ma poi chi è che può volere lo scontro fra civiltà? Ma nessuno. Ma nessuno. Ma proprio nessuno. Ma chi è che può volere lo Quasi scontro? Quasi nessuno, fra... diciamo. Il 4 novembre, lui capisce, recepisce questo messaggio, lo fa suo. Il 4 novembre in piazza a Milano per difendere l'Occidente. In nome di Oriana, che comunque va sempre bene. Se guardiamo il manifesto, eccolo qua, si vede che manca una cosa. Vedi, c'è difesa dell'Occidente, diritti dei diritti, della sicurezza, la pace, la libertà. Cosa manca? La famiglia. La famiglia naturale. Sì. Sarà forse perché pure lui ha la vita sentimentale di un concorrente di Temptation Island. Sì, che invidia. Cioè, far difendere la famiglia Salvini è come far difendere il Galateo a Cassano. Cioè. In Italia abbiamo 1 milione di musulmani, presso poco, in Francia 6. Come verrà presa questa manifestazione in nome di Oriana? Innanzitutto, come caratterizzerà il governo è importante capirlo. Mi sembra che il ministro Crosetto abbia espresso posizioni molto lucide in questo momento, e così il ministro Tajani. Quello che rimane come erede della destra che ha fallito in tutto il mondo, partendo da Trump, passando per Netanyahu, passando per Putin che ha tirato giù la propria maschera, no? Passando per Orban che ha tirato giù la propria maschera e è andato insieme a Putin, e rimane l'erede solo Salvini. Salvini di una destra ideologica che affronta le cose con il martello in mano. Perché di là ci sono la rabbia, il rancore, l'invidia sociale, di qua ci sono i valori che sono la mamma, il papà, la famiglia, il parmigiano. Tornando ai valori, no? Questa giornata per i valori dell'Occidente, ma quali sono i valori dell'Occidente che difende la Lega? Abbiamo qua un esponente della Lega che forse ce lo può dire. Quali sono i vostri valori?
Difendiamo i valori dell'Occidente, ostia, tutti in piazza. Sì, a voi della Lega siete per i valori dell'Occidente. Quindi. Certo, noi con Salvini. Quindi per voi è, lo so, è forte il valore dell'uguaglianza tra le persone. Tutte uguali. Quindi anche gli africani, che è un valore... Se vengono per lavorare nei campi, se no, a casa loro. Ma, sì, ma allora guarda che non è tanto un valore dell'Occidente. Viva l'Occidente! Sì. Guarda, un altro valore, lo Stato laico. Baciamo il rosario. No, ma guarda... Crocifisso nelle scuole, a Natale si fa il presepe. Sì, no, ma il valore dell'Occidente è la laicità dello Stato, lo so. Il garantismo. In galera buttare la chiave. Le idee occidentali sono la democrazia, che è la cosa più bella, e sono contento di vivere così. I valori occidentali sono i valori del rispetto di tutte le culture, del rispetto nella convivenza, del rispetto di tutte le religioni. Scusi, allora alla fine mi dica, qual è il valore dell'Occidente che difendete? La polenta, ostia, non lo so, a casa la sapevo. Probabilmente la polenta, È bello vedere una piazza libera, aperta, non militante, non di partito, con bandiere italiane, con tanti bambini. L'Italia è un paese straordinario, generoso, solidale, accogliente. Basta che nessuno... Questa è bella, eh? Turisti, quando visitano l'Italia, vogliono, non so, vogliono vedere il Colosseo, non la moschea. C'è un pensiero. Arrivi in casa nostra pretendendo di cambiare il nostro modo di vivere, di lavorare, di amare e di pregare. Non vogliamo uno scontro tra Islam e Occidente, tra paesi arabi e Occidente. Abbiamo però invitato Israele a rispettare le regole che devono contraddistinguere i paesi democratici. Viva Milano, viva l'Italia e viva i popoli fratelli! Grazie. Questa è una delle poche volte che ha senso il gesto che ha fatto. Ci ha pensato, ha detto qua fraterni può andare. Ma quando chiediamo un commento sulle questioni di casa nostra, Crosetto preferisce non sbottonarsi. Come ho detto mille volte, non commento scelte politiche, faccio il ministro della difesa e mi basta questo. Allora rilanciamo. La piazza indetta da Salvini rappresenta un rischio concreto per l'Italia? Ma ancora nessuna risposta. Che cosa ci dice il numero delle persone che c'erano? Salvini porta lì tutti i pesi massimi della Lega su quel palco. Alla fine ci saranno state 1000 persone. Lui comincia a salutare tutti quelli che, a cui aveva detto di venire. Ha detto, oh, tu ci sei, grande, grande Andrea, grande Giovanni, grande Luisa, Samantha. Tutti segnati. Tutti segnati, c'è una lista. Vedi? Buona pure te, buona pure te, ci sei anche te, ci sei anche grande, sei venuto pure te, non te ce facevo. Guarda, Marco è laggiù, guarda. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare. In questo anno ci sono delle certezze che sono rimaste solide, come quelle che vende Roberto Carlino. Sì, beh, famose. Una su tutti, ha un nome e un cognome. Il nome è... Matteo. E il cognome? Salvini. Oh, ah, lui non ci ha deluso mai. No, mai. Ti metterai sereno, avrai capito che meno parli e meglio è. Salvini no. No! E vuole un ministero! In fondo se lo merita, ha solo perso qualche milione di voti. Sì. E ottiene il ministero, ma ogni giorno, ogni santo giorno, fa una proposta per rompere i coglioni. A Giorgia Meloni. È più forte di lui, ne inventa uno ogni giorno. Il tetto ai contanti, la battaglia contro le cavallette in tavola, il cellulare da ritirare alle baby gang. Ma detto che non è semplice tenere questo ritmo, bisogna dargli atto. È come chiedere a un cantante ogni settimana di sfornare un singolo di successo. Sì, sì, sì. Eppure Matteo ci riesce. È la Lady Gaga delle minchiate, ma vestito peggio. Visto che sentiva la pressione della fine dell'anno, la necessità di chiudere in bellezza quest'anno, Matteo, questa settimana... Sì. Ci ha regalato il suo capolavoro. Beh, chi vuol pagare i 2 euro il caffè con la carta di credito è un rompipalle. A parte che 2 euro per un caffè, e dove la piglia? A Monte Carlo? Beh, se mi fai pagare 2 euro il caffè, il rompipalle sei tu, non sono io. Se uno vuole pagare 2 euro il caffè con la carta di credito è solo un rompipalle. Io cerco di pagare in contanti perché a me piace andare a prelevare al banco. Cioè lui va al banco, ma te c'ha proprio... un rapporto fisico con sta macchina, come... capito? Ah, tocca, capito? Sono i preliminari, capito? Poi va, poi paghi dopo. E poi arrivano i soldi, Cioè, adesso è una roba proprio...
Vabbè. È bancomat. Diciamo, in questi 12 mesi si è pronunciato su tutto, anche sulla minima cazzata. Il prossimo 24 febbraio sarà un anno esatto dall'invasione dell'Ucraina. Un anno in cui Putin ha bombardato civili, ha distrutto ospedali, ha ucciso persone innocenti. Eppure Matteo Salvini non ha mai detto una parola scomoda contro Putin. A lui, a differenza del povero Cristo che va al bar senza contanti, Salvini a Putin non ha mai dato neanche del rompiballe, che è anche una robina piccolina, no? E forse non succederà mai. A meno che un giorno Putin non compri le armi pagandole col POS. Oh, vedete sto dito? Mo' sono rotto dal meccanico. Altro giorno sono andato a far cambiare le candele al motorino. A fine Giorgio, mio meccanico, mi fa: so 20 euro. E aggiunge: contanti o carta? Era una domanda a trabocchetto. Io ingenuamente ho risposto: carta. Avvicino il bancomat alla macchina del POS e tac, dall'aggeggio scatta una molla come una trappola per topi e mi fracassa la falange. Tutti a ride, Giorgio, i clienti, il ragazzetto che lavora a nero, tutti. Hai capito? Questa ancora col POS sta, ancora non ha imparato. Da oggi, col nuovo limite a 60 euro, voi dovete scordar POS, dovete pagare tutto coi soldi veri, come ai bei tempi. Un anno straordinario, dei mesi straordinari, delle settimane, ma dei giorni, posso dire, straordinari. Anche perché la produzione di minchiate salviniane è diventata giornaliera. Una mitraglia! Matteo si è lanciato nel pozzo senza fondo della figura di merda e via. Semplice buonsenso, quale? In caso di reati e violenza, via il telefono a bulli e baby gang, così a qualche fenomeno passa la voglia di delinquere o bullizzare. Che ne pensate? Che sono domande pericolosissime. Che è una cazzata come tutte quelle che scrivi, d'altronde. Matteo e i suoi Salvini anche questa settimana si sono dannati per farsi notare, per uscire dall'ombra di Giorgia. Sì, sì, prima ci ha regalato due perle meravigliose. Sì. Due frasi che racchiudono in sé tutta la carriera politica passata e futura di Matteo. Il Salvini pensiero è tutto in queste parole pronunciate a notte fonda la settimana scorsa. Ve la facciamo sentire. Vai, ecco la prima. Un saluto da Bari, un saluto dalla Sardegna. Grazie, sì. Anzi... se avete qualche segnalazione di opera pubblica, di lavori, di cantieri interrotti, ben disponibile il mio lavoro. Suo lavoro, cioè lui non è il ministro delle infrastrutture, è SOS Gabibbo. Ma dategli le segnalazioni, perché lui pare si mette la roba in testa di la ventosa. Salvini continuerà a essere un problema per un motivo di concorrenzialità interna a questa... Alla lunga però questo gioco non funziona, quindi sono sicura che a un certo punto Giorgia Meloni darà uno stop a Salvini. 250.000 mi piace, ecco, non vorrei che si offendesse qualche giornalista di sinistra che dice: ma cosa fa Salvini in un giorno di festa, fa anche la diretta TikTok? Sì, sì, potrei fare altro, potrei guardarmi un po' di Champions alla tele, ma... No. Ma com'è? Potrei guardare la Champions, invece faccio la diretta su TikTok. Cioè, uno si aspetta, potrei fare altro, potevo lavorare, invece no, no, per Matteo la politica è questa, lui si sacrifica per noi, non guarda la Champions, lui fa la diretta su TikTok. Il nuovo eroe dei due mondi. Io... Sai che in Sicilia sono una personalità, no? Quindi se io al sindaco chiedo adesso se ci fate il monumento a Salvini, lo voglio davanti al mio balconcino, così con la spada, il cavallo e il sole del... come si chiama il simbolo della Lega? Il sole delle Alpi. Il sole delle Alpi. Delle Alpi. Delle Alpi. Sì, sì. Ecco, la statua deve essere in travertino, futuro sindaco di Catania, non si sa quale siamo, sarà. Ci siamo, adesso votano. Futuro sindaco, chiunque tu sia, voglio la statua del nuovo... eroe dei due mondi, Salvini, in sì. travertino come un liocciu, che è simbolo di Catania, l'elefantino, okay. Che tiene una spada, un cavallo davanti al mio balconcino, perché l'appartamento prende valore. Chi sei a verità? Certo. Io mi devo affacciare e devo vedere questa statua, aspetta, e deve esibire che il sole... Cosa è il sole del nord? Delle Alpi. Il sole delle Alpi? Delle Alpi? Il sole delle Alpi, e deve essere rigorosamente verde speranza. Narciso, parole di burro si sciolgono sotto la lingua.